Come dicevamo, Zaghetova che è quinta, si può permettere un piazzamento fino al quarto posto, a meno di combinazioni sfavorevoli. La ragazza che deve pattinare adesso può solo vincere questa gara per andare a finale, non ci sono piani B. E quella ragazza si chiama Miara Mai. Attenzione perché a Pechino, nella Coppa di Cina, ha pattinato un programma libero senza sbavature, arrivando in zona 140 punti. 140 punti che ha già superato nella passata stagione. Potenziale non è in discussione e soprattutto questo è un programma libero di elevata qualità, ricco di passaggi di transizione. La musica è The Mission che non sentivamo ad alto livello da un po' di tempo nel pattinaggio. È vero. E in campo femminile l'abbiamo vista pattinare da Costner nelle coppie d'artistico. Invece direi che rimane nella storia il programma di Savchenko-Zolkovi. Triplo Lutz, triplo Tolu. Doppio Axel. Lo flip. Doppio Axel. Lasciato da solo. L'idea era di eseguire la combinazione col triplo Tolu. Triplo Rydberger. Doppio Tolu, doppio Rydberger. Lutz, triplo Lutz, triplo Tolu, praticamente alla fine del programma. Ha recuperato qui il triplo Tolu che doveva realizzare col doppio Axel. E poi questo difficile passaggio di transizione prima del triplo Salchow con sulle braccia. Manca l'ultimo elemento, la trottola combinata col cambio piede, che la porterà comodamente oltre quota 70 di Sì, un tecnico. 74 dovrebbe anche esserci. Lei con la combinata può avere comodamente un più 2 alla luce della qualità di esecuzione. Beh, direi un programma quasi fotocopia di quello pattinato a Pechino. Però mi vorrei soffermare su un particolare per far capire
alcuni aspetti interessanti a chi sta a casa. Eseguire una combinazione nella seconda metà, triplo Lutz, triplo Tolup, non l'avvantaggia. No. Perché le conviene davvero doppio Axel triplo Tolup, per una questione legata al grado di esecuzione. L'Axel da solo, se è perfetto, può ottenere come massimo un punto e mezzo supplementare. Ma con il triplo Tolup, quel punto e mezzo supplementare sale a 2,1. Tu mi dirai, è poco. Per quanti centesimi ha perso il podio questa ragazza in Cina? E lì il programma era stato eseguito come pianificato. Sì, ma sì. Per dire che conta tutto, anche il piccolo particolare. In ogni caso, la costanza di rendimento di Miara Mai sui programmi liberi è veramente notevole. Sì, questo programma lo maneggia bene, è nelle sue corde e addirittura anche oggi ha dimostrato che, pur magari andando incontro a qualche piccolo incidente di percorso, sa come porre rimedio e alla fine è riuscita a portare a casa tutti i salti che aveva programmato, cioè i due doppi Axel e i suoi 7 salti tripli, 2 Lutz, 2 tripli Tolup, un ottimo triplo Salkov, combinazione iniziale splendida, eseguita in scioltezza, quella combinazione che purtroppo l'ha tradita nel programma corto, del corto che non entra tanto bene a Miara, poi costretta sempre a rimonte da lontano, non sempre è possibile portarle a termine. E sembra incredibile, ma la sceneggiatura è la medesima della gara di Pechino, con lei prima tra le big a scendere in pista e capace di eseguire un programma senza sbavature che metterà grande pressione sulle altre. Per la verità a Pechino quelle altre, tra cui Zagitova, hanno risposto in maniera egregia. Vedremo come finirà oggi. Diciamo che con il punteggio che otterrà in questo programma libero, Miara può anche provare a vincere la gara e la vittoria significherebbe finale del Grand Prix. Sì, diciamo che sarebbe importante crescere sulle componenti del programma. Sul tecnico ha un punticino in meno alla fine, poco meno rispetto a quanto ottenuto alla Coppa di Cina, perché era attorno ai 73 punti e mezzo in ultima chiamata, quando abbiamo visto in grafica, e invece aveva portato a casa 74,45 punti a Pechino. Però deve crescere il secondo punteggio, se riuscirà ad avvicinare i 70 punti, andare magari ai 66-67. È già arrivata a 70 in carriera, vediamo. 64,10 è più basso rispetto alla al punteggio ottenuto in Cina. Infatti a denti stretti è soddisfatta, la prestazione è stata buona, sfiora i 140 punti, va oltre 200. Guarda, mi aspettavo un 142 giù di lì, sinceramente.